Ciao a tutti! Benvenuti al canale Studiamo Insieme. Mi chiamo Elena, sono futura OSS e sono russa. Ho difficoltà con l'italiano, però devo studiare lo stesso. E questo video ho creato come promemoria per rinfrescare tutto nella mia testa per esame finale. Perché la verifica è andata bene. E adesso ripasso come il concetto le infezioni correlate all'assistenza, che si chiamano anche ICCA. Se un'infezione non è presente al momento dell'ingresso nella struttura sanitaria e insorta durante il ricovero in ospedale o dopo la dimissione dei pazienti. Le organi che colpiscono infezioni correlate all'assistenza, questa per primo è tratto urinario a causa del catetere vescicale, poi apparato respiratorio, e questo è il polmone, poi ferite chirurgiche a causa della flora batterica sulla cute. Poi infezione da Clostridium difficile a persone anziane. E poi la diarrea da Clostridium difficile dopo una terapia con antibiotici. E poi anche la sepsi a neonati. Voglio solo dire che Clostridium difficile io ho incontrato nel primo giorno del mio tirocinio. Mi hanno dato questo, che è scritto Clostridium difficile, e che da ripassare un attimo che il Clostridium difficile è un batterio che è normalmente presente nel nostro intestino senza causare alcun disturbo. Cioè è questo come Clostridium difficile, un microrganismo, una batteria, e che esiste già nel nostro organismo. Nel video precedente, quando io ho ripassato i microrganismi come virus, batteri, miceti, protozoi, e lì nella classificazione questo mettiamo nel patogeno facoltativo questo Clostridium difficile, e questo patogeno facoltativo causa la malattia solo in condizioni particolari, in questo caso Clostridium difficile in questo indebolimento del sistema immunitario o queste persone anziani o questi che hanno preso antibiotici. Allora andiamo avanti, che vediamo le varie cause dell'infezione correlate all'assistenza. Allora, i microrganismi già presenti sulla cute del paziente, e questa è come causa. Microrganismi dall'ambiente, che microrganismi esistono dappertutto. Poi ferite chirurgiche che sono aperte come ingresso per tutti i microrganismi. Poi indebolimento del sistema immunitario. Poi la scarsa applicazione di misure di igiene dell'ambiente. E poi anche la causa come la scarsa applicazione di misure di igiene perineale a portatore del catetere vescicale, che noi dobbiamo come OSS ricordare anche quando noi svuotiamo un ROSAC, e questa valvola che svuotiamo, quando chiudiamo, dobbiamo anche disinfettare. Questa da ricordare. Vediamo adesso in generale per contrastare le infezioni correlate all'assistenza. La prevenzione e il controllo in tutte le strutture per ridurre l'infezione più in generale e per ridurre la diffusione di microrganismi. Infatti, quando io ho visto questa stanza con Clostridium difficile, sulla porta era scritto un cartellino Stop Clostridium difficile. Allora, per contrastare anche banale, ma lavaggio delle mani corretto, poi anche pulizia, disinfezione, sanificazione dell'ambiente, poi anche sterilizzazione dei presidi, poi
anche corretto uso di antibiotici, ma questo non riguarda noi, questo riguarda i propri medici. A noi riguarda, ma anche tutti questi che lavorano nella struttura, somministrazione dei vaccini raccomandati, che noi ricordiamo che questa vaccina dei Covid per os è obbligatorio, poi quelli che non hanno anticorpi per vaccino per epatite B, tutti questi vaccini raccomandati dobbiamo fare come lavoratore nella struttura. E poi anche rinforzi delle misure per evitare trasmissione tra i pazienti. Cioè, in questo caso, quando io ho visto questa stanza con questi pazienti con Clostridium, erano stati proprio due pazienti in una sola stanza, dove noi dovevamo entrare a mettere DPI, quando uscivamo lo togliamo tutti i DPI e buttiamo nel proprio giusto sacco dei rifiuti. E anche questo Oschi mi ha fatto vedere la prima volta questa stanza. Quando abbiamo tolto tutti i DPI, nel corridoio siamo andati con mani come alzati come chirurghi per lavare le mani. Allora, come concetto infezione correlate all'assistenza, io credo che mi basta anche per esame finale. Mi chiamo Elena e se ti è piaciuto questo video, mi metti un like per favore sotto il video e alla prossima.